Bentornati con un nuovo appuntamento di Serie A Preview. Scopriamo i numeri e le curiosità sulla 37esima giornata di campionato. Passa per la sfida del piccola salvezza dello Spezia, atteso sabato alle 15 dalla visita del Torino. Gli uomini di Semplici hanno un solo punto di vantaggio dalla zona retrocessione. Vincere significherebbe essere artefici del proprio destino anche nell'ultima giornata in casa della Roma. I Granata, dal canto loro, non hanno molto da chiedere a questo campionato, anche se sono rimasti imbattuti nelle ultime 4 gare disputate. Alle 18 poi un ostacolo più che un impegno, il confronto delle Franchi tra Fiorentina e Roma. I Viola, reduci dalla bruciante sconfitta in Coppa Italia contro l'Inter, hanno già probabilmente la testa all'appuntamento europeo del prossimo 7 giugno in Conference League, visto anche che il campionato non può regalare altri piazzamenti prestigiosi alla squadra di Italiano. Se si parla di Europa però, la prima italiana a scendere in campo in una finale sarà la Roma, che mercoledì prossimo contenderà l'Europa League al Siviglia. Nonostante i giallorossi siano ancora ufficialmente in lotta per un posto in Champions, Mourinho ha già annunciato che sarà inevitabile un ampio turnover. Sicure le assenze di Dybala e Pellegrini, d'altronde la qualificazione alla prossima Champions passerà anche da Budapest. Diversa la posta in palio sabato sera allo stadio Meazza nella sfida tra Inter e Atalanta. I nerazzurri di Inzaghi, galvanizzati dal trionfo in Coppa Italia, hanno il match point per blindare definitivamente il pass per l'accesso alla prossima Champions League. Quella Champions che il prossimo 10 giugno li vedrà di fronte al Manchester City per raggiungere il tetto più alto d'Europa. Per pensare ai Citizens, tuttavia, ci sarà tempo. Ecco perché Simone Inzaghi non vuole passi falsi contro un Atalanta che già sicura di un piazzamento europeo, ma può ancora sperare, in caso di vittoria, di rientrare nella bagarre per il quarto posto. Il tecnico interista potrebbe rilanciare dal primo minuto la coppia Lukaku-Correa, mentre Gasperini si affiderà al giovane Højlund, rivelazione del torneo. Domenica alle 15, riflettori puntati sullo stadio Dall'Ara di Bologna per l'arrivo dei campioni d'Italia del Napoli. Contro l'Inter i partenopei hanno sconfitto anche la 19esima squadra del campionato, confermando lo strapotere incontrastato di questa stagione. In attesa di sciogliere il nodo Spalletti, gli azzurri vogliono concludere il torneo contribuendo alla vittoria della classifica marcatori di Victor Osimhen, al momento a quota 23 gol. Attenzione però al Bologna di Thiago Motta, grande protagonista di questo girone di ritorno e capace di fermare recentemente davanti ai propri tifosi Inter, Milan, Juventus e Roma. Davvero niente male. Impegno casalingo contro la Cremonese domenica alle 18 per la Lazio, già certa del biglietto per la prossima Champions ma desiderosa di assicurarsi il secondo posto in classifica. Un match che si preannuncia probabilmente come una passerella per gli uomini di Sarri, vista anche la retrocessione già matematica della squadra dell'ex Ballardini. L'allenatore biancoceleste dovrebbe quindi riconfermare lo stesso 11 sceso in campo a Udine, a cominciare da Ciro Immobile, autore di 2 degli ultimi 3 gol realizzati dai capitolini nelle ultime 3 gare. A chiudere il penultimo weekend di campionato sarà il big match dello Stadium tra Juventus e Milan. Un confronto che, se per i bianconeri può rappresentare una sorta di ultima spiaggia per il treno Champions, dall'altra parte potrebbe essere per i rossoneri l'ultimo sforzo verso il traguardo quarto posto. Di sicuro in casa Juve non regna certamente il sereno dopo la penalizzazione di 10 punti incassata dalla Corte federale e soprattutto la debacle di Empoli, che potrebbe aver spento le residue speranze europee. La formazione di Pioli, invece, dopo aver digerito l'eliminazione in Champions, pare aver ricompattato il gruppo e allo stesso ritrovato i suoi giocatori migliori, su tutti Leao e Giroud, quest'ultimo reduce dalla prima tripletta italiana. Uno sguardo infine ai precedenti che vedono in vantaggio i bianconeri. Il Milan però è rimasto imbattuto negli ultimi 4 confronti diretti. Completano il programma di giornata l'anticipo di venerdì tra Sampdoria e Sassuolo, il match di sabato alle 15 tra Salernitana e Udinese, il lunch match domenicale tra Verona ed Empoli ed infine Monza-Lecce, sempre domenica ma alle ore 15.